Però al momento è la Social Club Cup e abbiamo una sfida importante con Roberto di alias Fuori Rosa TV e Massimo Comba dello Juventus Official Fan Club Barge. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, buongiorno! Ciao, ciao, buongiorno a tutti! Ragazzi, siete emozionati? No! No, no, dai! Come no, ci dai divertiamo. Roberto? Come no? No, cioè, ci divertimento! Questa è la grande notte di... è come una grande notte di Champions, qua! Ma appunto, però io ho già partecipato come ballerino mondiale, europei, quindi allora, sono abituato alle grandi sfide. Allora alziamo le mani, Roberto, alziamo le mani. Non sapevamo questo tuo... Anzi, facciamo i complimenti, ecco, per questo. Massimo, invece, benvenuto qua su Radio Bianconera, è la prima volta che parliamo insieme, quindi benvenuto! Grazie, grazie! E Simo adesso vi dice un po' le regole, vi ridice un po' le regole per essere più chiari. Sono molto semplici, ragazzi. Noi vi faremo 5 domande al massimo, ma il primo che arriva a 3 vince e passa al turno successivo. Sono domande semplici, quindi veramente sono abbastanza istantanee. Abbiamo detto così anche prima. Istantanee, non ci sono grandissime riflessioni da fare perché non sono complicate. Vi dovete prenotare, scegliete o il vostro nome, o il nome di un calciatore, o il nome del club, non lo so. Abbiamo avuto diverse scelte da parte dei nostri contendenti e noi, dopo la vostra prenotazione, vi diamo la parola. Se la risposta è esatta, guadagnate ovviamente un punto. Se è sbagliata, la parola passa direttamente al vostro avversario, quindi non correggetevi in corsa. C'è già capitato, insomma, che qualcuno si è corretto e quindi ha poi regalato, ecco, la risposta all'avversario. Se doveste sbagliare entrambi la prima volta, vi veniamo incontro dandovi qualche indizio in più e lì vi dovete nuovamente riprenotare. Vado da Massimo. Massimo, hai, non so, usi il tuo nome, il nome del club per prenotarti, il nome di un giocatore, il tuo idolo, non lo so. No, uso Allegri. Allegri, questa è già la notizia. Roberto, invece tu? Io adesso divento un derby, però, perché la scelta Allegri che mi è venuto il cuore grande. No, vabbè, dai, io scelgo Fuori, così, Fuori Rosa, Fuori. Ok, fuori, quindi diciamo Fuori. Allegri Fuori. Allegri Fuori. Che è un po' quello che è successo l'anno scorso. Allora, Cami, vai tu con la prima domanda e partiamo allora, dopo il nostro jingle. Questo secondo me non è facile. Allora ragazzi, contro chi ha segnato il primo gol con la maglia della Juventus? Zlatan Ibrahimovic. Roby, fuori. Roberto, hai deciso tu. Dovrebbe essere col Brescia, una partita vinta 3-0. Bravissimo, 1-0. 1-0 e complimenti a Roberto, perché questa non era per niente semplice, ecco, ci voleva un po' di memoria storica. Adesso andiamo un po' più indietro, ci avviciniamo un po' di più a quelli che sono i nostri tempi e vi chiedo, nell'estate 2018 la Juventus riacquista Leonardo Bonucci dal Milan, ovviamente. Che giocatore fu inserito nella trattativa? Fuori, Allegri. Roberto. Rapido. Caldara. Caldara, esatto, 2-0. Massimo, sei un po' spalle al muro, ti consigliamo di prenotarti a prescindere. A prescindere, piuttosto sbagli, però parti subito a cannone nell'immediato, così magari riesci a conquistare la prenotazione. Cami, attenzione, perché dall'altro lato match point per Roberto. Vai, Cami. E sarò, questa non è facile per niente, l'ha pensata Simone, però ve lo dico. Quanti titoli ha vinto Max Allegri sulla panchina della Juventus? Allegri. Massimo. Allora, aspetta, conto un attimo. 5, 4, 4, 4, 8, 3, 13. No. No. Roberto, tocca a te. Attenzione. Sì. Esatto, Roberto con una calma olimpica. No, ma stavo ragionando che i numeri erano giusti. Infatti stavo ragionando la fretta, sui conti di Massimo che c'erano e come ha contato 2 supercoppe in più. Infatti stavo sentendo il suo ragionamento, ha contato 4 supercoppe. Vabbè, può capitare, ragazzi. Con i numeri non è mai semplice. Massimo, vengo da te e ti chiedo come hai vissuto e onestamente, sentendo quella che è la tua scelta,
della prenotazione, come hai vissuto la sconfitta in Coppa Italia e poi che valore dai alla reazione, se hai visto una reazione con il Bologna? Ma allora, la finale in Coppa Italia purtroppo mancava il gioco a centrocampo. Poi è vero che il Napoli era chiuso in difesa, ripartiva, non si giocava bene anche per quel motivo. Però ci è mancato il centrocampo, secondo me. Invece contro Bologna abbiamo fatto una bella partita, giocavamo comunque contro Bologna, certo. Però è stata una bella reazione. Massimo, Massimo, noi ti ringraziamo perché sappiamo che stavi lavorando e ti sei fermato per noi, quindi ti ringraziamo tanto. E salutaci il tuo club. Salutaci il tuo club, Paolo Coroborga, che è spesso ospite da noi. E quando vorrai intervenire, se vorrai intervenire, mandaci un messaggio, noi saremo molto felici di parlare con te. Grazie, Massimo. Un abbraccio. Grazie a voi, un abbraccio anche a voi. Ciao a tutti. Ringraziamo allora Massimo Comba, Juventus Official Fan Club Varge. E adesso, in attesa della reazione di Roberto, alla solita domanda di Camillo: a chi dedichi questa vittoria, Roberto? Usti, alla mia ragazza che è qui vicino a me. Salutacela. Ovviamente. Però anche la sua reazione mi è piaciuta. Di Roberto. Secondo me si iniziano a aspettare. Esatto. È stata una domanda a bruciapelo, non me l'aspettavo. Diciamo che la risata, a mio modesto parere, è la reazione migliore. Però devo trovare qualcosa di importante per magari la finalissima. Ho tanto tempo perché siamo andati un po' lunghi, siete tantissimi, quindi ci terrete compagnia tutta l'estate. Roberto, dovrei aspettare un pochettino, ma ci vediamo nei sedicesimi. Certo, volentieri. E ti dirò con la tranquillità e le competenze, secondo me sei un candidato ad andare lungo. Vero. Roberto, salutandoti ti dico che lo dici a tutti quelli che vincono, Camillo. No, ma io comunque, io non so gli altri, ma io mi sto aggrappando al palo di ferro che ho cioè, giusto così. Un abbraccio, Roberto, grazie ancora. Ciao, grazie. Ciao, Roberto.